Nei miei video io appunto, come sono nella semplicità pure quando registro. Infatti i miei video non uso neanche un piedistallo, appunto uso solo un qualcosa di solido da appoggiarsi il telefono, faccio partire il video e inizio a registrare. Per noi siamo qui a Venezia dove si parla di cinema. Esatto. Per il cinema c'è uno storyboard, si scrive. Tu invece? Io per il momento i miei video sono molto 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 semplici, appunto mi viene l'ispirazione, a parte che a me non mi piace preparare i video, però io appunto voglio studiare cinema perché appunto è il mio sogno diventare attore come ispirazione Will Smith che c'ho fin da bambino, però lì sarà un altro campo, bisognerà studiare, non ci sarà questa immediata cosa prendi pubblichi, ma ci sarà tanto lavoro dietro. Viene voglia di guardare quanti follower ha Will Smith, magari l'hai già superato, non lo so. Non lo so, credo che... Adesso vado a controllare. Va bene, mi preparerò come si deve e un giorno spero di entrare in questo mondo. Allora, hai superato i 100 milioni di follower, 100 milioni, quanti sono? 110 milioni e al momento sono... Su TikTok? Sì, sono secondo al mondo. C'è una ballerina americana davanti a te. Una ballerina americana che ha 122 milioni. Conti di superarla più presto? Io sinceramente, come ho detto già agli inizi, non ho mai puntato a una classifica, infatti io sono contento sì di essere secondo al mondo, però non è un mio interesse. Ma qual è il tuo segreto? Perché tu fai una faccia, diciamo che basita, dopo su ogni video, è quasi sconsolato, no? E questo ce la metti, è l'ingrediente che metti tutti i video? L'ingrediente credo che sia sì, comunque le mie espressioni facciali, la gente fa molto ridere, la mia semplicità, e credo che questo faccia molto. Non te lo saresti mai immaginato? No, mai nella vita. E i tuoi cosa dicono di questo? Beh, sono molto molto orgogliosi, nessuno si aspettava nulla di tutto ciò. Rimango sempre coi piedi a terra. Pietro Valsecchi, è un produttore di film. Sì. Quindi farai un film con lui? Lui che ha scoperto Checco Zalone? Ah sì, me l'ha detto. Che studi hai fatto? Io sono specializzato come meccanico di controllo numerico. Io ho studiato quello. E cosa volevi fare nella vita? Nella vita, già da bambino sogno di fare l'attore. Infatti questo è un sogno che si sta realizzando. Io fin da bambino, guardando Principe di Bel-Air di Will Smith, ogni giorno, sì, io ce l'ho proprio, sogno lui. E tu vivi a Chivasso? Sì, alle porte di Torino? Sì, vivo a Chivasso. La mia ragazza è siciliana, di Sciacca. Tu sei nata in Senegal, no? Sì, sono nata in Senegal e poi mi sono trasferito qua in Italia. Di piccolino? Sì, un anno, sì. E poi di cosa si occupano? Che lavoro? Al momento i miei non lavorano. Ma li mantieni tu? Per il periodo del Covid. Ah, no, per il Covid? Sì, per il Covid, infatti sono in cassa, mio padre. Però i tuoi video con TikTok adesso riesci anche a mantenerli, no? Un po' ad aiutare la mia famiglia, comunque sto cercando di fare il possibile. Ma si diventa ricchi con TikTok? Assolutamente no. Che leggo cifre su internet, per ogni video 10.000, 15.000 euro. No, assolutamente no, guarda. Allora niente, volevo chiederti un prestito, lasciamo stare, dai. Allora te lo chiedo io. E caschi male. Grazie.